Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa. È tantissimo che non registro un contenuto di questo tipo, ma come magari vi sarete accorti, ho inserito le mie spese all'interno dei vlog. Questo perché nell'ultimo periodo ho fatto tante piccole spese e quindi non lo so, mi sembrava un po' sprecato dedicarci un video intero. Più che altro magari io avrei potuto anche registrarli, però non so se, anzi fatemelo sapere, se per voi delle spese di 8 minuti, diciamo, di video potrebbero andare bene o essere un po' superflui, quindi ditemi voi se preferite che li registri a parte come questo video qua, oppure se preferite che io li metta all'interno dei vlog. Bene, detto questo, direi di iniziare subito. Oggi sono stata ad Esselunga e prima cosa ho preso il latte perché è una settimana che mi dimentico di prenderlo ogni volta che vado a fare la spesa. E ho preso questo qui senza lattosio classico. Poi ho preso questa birra qui, non l'ho mai provata. Come sempre, giù nell'info box vi faccio sapere come mi trovo con le cose acquistate. Poi ho preso in rosticceria ancora caldo, nonostante io l'abbia preso praticamente più di un'ora fa, il pollo campese allo spiedo a metà, e questo qui l'ho pagato 4,17 euro. Vedete questo qui? E niente, lo rimetto dentro il sacchetto perché secondo me si conserva meglio. Scusate per il rumore, potrebbe essere un po' fastidioso. Poi, questo è il brevissimo scontrino, cioè è alto praticamente come me questo scontrino, non so che cosa ci sia scritto. Poi ho preso i fichi, allora non ho ancora mangiato un fico e il fico è il mio frutto preferito, tra l'altro sto guardando che ce n'è uno che è già marcio, ammuffito, due forse, andiamo bene. E vabbè, non ne ho ancora mangiato uno, quindi ho preso questi, anche se sono spagnoli, perché sinceramente il mio frutto preferito non essere riuscita neanche a mangiarne uno, perché di solito li ho sempre mangiati in Piemonte, perché nel giardino avevamo un bel fico. Tra l'altro a me piacciono i fichi verdi, in realtà non questi qui neri, quelli che avevamo in giardino erano verdi, ma è caduto, cioè si è sradicato l'albero, cioè più che sradicato l'albero è caduto un pezzo di giardino e quindi niente, l'albero è andato giù col giardino. E per cui niente fichi, insomma, quest'anno. Poi ho preso la verza. Questa qui era in offerta, verza tagliata a 400 grammi, perché per pranzo farò un'insalata con la verza e il pollo campese. Lo sfilaccio un po' e faccio un'insalata così. Poi ho preso il gorgonzola per farmi fichi e gorgonzola, un bel panino. Poi ho preso una tavoletta di ovo maltin perché è in assoluto il mio cioccolato preferito, l'ovo maltin. Costa un sacco di soldi, però l'ho vista lì, è una cosa che non prendo mai, quindi mi sono fatta questo regalino oggi. Poi ho preso questa cosa che era in offerta che si chiama Strachicco, è un'alternativa vegetale allo stracchino, preparato senza latte, morbido e cremoso, ricco di gusto, plant-based, vegetale e dovrebbe avere il riso. Sì, specialità vegetale a base di riso integrale germogliato. Non saprei dirvi. Allora, questo sicuramente lo proverò a breve, quindi appena lo provo vi faccio sapere. Poi ho preso questo spray qui della Fabuloso perché purtroppo in questa casa c'è tantissima umidità. Ho preso di umidificatore che considerate che ho una bacinella dell'umidificatore così e si riempie in 3 ore di utilizzo, quindi potete immaginare. E i vestiti nell'armadio purtroppo prendono sempre un po' quell'odore di chiuso, di armadio umido. E quindi niente, ogni tanto ci devo dare una spruzzata con questo e anche tutti i cappotti che ho sulla rella, perché essendo un monolocale qui ho i fornelli e appena lì davanti ho tutti i cappotti. E quindi magari se cucino qualcosa con le cipolle o qualcosa col curry, poi esco che ho proprio l'odore addosso delle cose da mangiare. Quindi insomma ho preso lui per cercare di risolvere un pochino il problema, ma non so se funzionerà, anche perché io l'ho già provato perché c'è la mia mamma
Subito fa un buonissimo profumo, ma svanisce un pochissimo sui miei vestiti, almeno poi non so. Poi ho preso della Dove il bagno doccia piacere avvolgente, olio di mandorle e ibisco con un quarto di crema idratante. Io con quelli della Dove mi sono sempre trovata bene di bagnoschiuma perché appunto non mi lasciano la pelle secca a differenza di tantissimi altri. Però considerate che io ho una pelle molto molto secca, quindi insomma così. Poi ho preso della Rana che erano in offerta il duetto funghi porcini Asiago DOP. Credo, ma non vorrei sbagliarmi, credo che di averli già provati, ma non lo so, non mi ricordo. E credo di averli trovati buoni. Però comunque, per sicurezza, io poi come sempre ve lo lascio scritto giù di sotto perché non vorrei dire una cosa per un altro. Poi ho preso delle Susine italiane, pagate 74 centesimi. E a me non piacciono le Susine, vi dico la verità, le ho prese solo per necessità, perché fosse per me non le avrei prese. Poi ho preso un peperone rosso che ho pagato 96 centesimi e ho preso due peperoni gialli che sono molto belli, erano anche belli sodi, belli, non, perché ultimamente li sto trovando tutti un po' marci praticamente, invece questi erano veramente belli, pagati 1,09 euro. E in ultimo ho preso il radicchio, questo qui è radicchio tondo rosso, sono due radicchi. E questo qui ci serve per farci il risotto radicchio e gorgonzola, che a me piace tantissimo. Infatti ne ho approfittato, ho preso i fichi da mangiare col gorgonzola e anche il radicchio, così riesco a finirlo, perché poi altrimenti mi tocca mangiarlo per una settimana. E basta, quindi direi che questa è stata la mia spesettina. Quanto ho speso? Allora, ho speso 34 euro. Sì, questo è vuoto. Ho speso 34 euro. Adesso vi leggo quanto sono costate le varie cose. I peperoni gialli, come vi ho detto, 1,09 euro, due peperoni. Poi i peperoni rossi 96 centesimi, il radicchio tondo 2,33 euro, le susine 74 centesimi, i fichi 2,98 euro, che sono quelli che tra l'altro che ho trovato a prezzo minore, perché all'Adoro la stessa quantità di fichi, forse un filino più grandi, anzi non la stessa quantità di fichi, 4 fichi all'Adoro o 6 costano 5 euro, cioè per me è veramente troppo, quindi insomma sta di fatto che qua tutti questi li ho pagati, che sono 300 grammi, li ho pagati 2,98 euro. Poi la verza tagliata l'ho pagata 1,78 euro, ma in realtà era in sconto di 72 centesimi, era al 40%. Poi ho preso la tavoletta Ovomaltine, che vi dicevo 2,69 euro, il latte 1,59 euro, lo stracchiriso era in offerta a prezzo pieno 3,45 euro, io credo di averlo pagato 2 euro qualcosa. Poi il gorgonzola 2,26 euro, il rana duetto porcini 2,39 euro, in realtà mi sembravano in offerta, quindi oh, forse sono già stati bippati, come bippati proprio termine corretto italiano, forse sono già stati, li ha già presi in offerta, ecco perché non c'è scritto che c'è lo sconto. Vabbè, poi lo campese a metà 4,17 euro, che secondo me è un ottimo prezzo perché ce n'è veramente tanto e poi sembra buonissimo. Fabuloso profumo 5 euro, 4,99 euro. Dove bagno doccia, questo qui è la versione grande, vedete? E l'ho pagata, era in offerta, l'ho pagata 2,99 euro. E l'ultimo, che è la birra, direi 1,29 euro, quindi per un totale di 34,32 euro. E niente, io spero che questo video vi abbia dato qualche spunto utile. Vi dico un po' come. Allora, il gorgonzola e il radicchio vi ho detto già come ho pensato di usarli. L'insalata e il pollo anche, vabbè, lo stracchicco potete immaginare, lo userò con le mie piadine integrali. E di solito
Dipende un po' se sto mangiando male, cioè è un periodo che magari mangio tante cose col burro, eccetera. Quando mi faccio la piadina la faccio con questo e le zucchine grigliate. Ovviamente sperando che sia buono perché sennò è un problema. E i peperoni invece li ho presi, quello rosso per farmi il sugo di ricotta e peperoni come al solito. Cosa ho detto? Sì, ho detto ricotta. Perché non so parlare oggi. E invece questi due qui li ho presi per fare un'insalata di peperoni e... Scusate, sto guardando l'ombrellone che sta prendendo il volo con il vento sul balcone, perché oggi c'è talmente tanto sole che ho dovuto tirare fuori l'ombrellone. E ok, faccio veloce. Comunque questi li ho presi da mangiare in insalata con i ceci e la feta, perché domani credo che se continua così andrò al mare, vivendo al mare, andrò proprio in spiaggia e col costume a fare il bagno, perché veramente al sole fa caldo, si suda. E basta, ragazzi, direi che è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!